gli stupri, le violenze che risaltano quando vengono denunciate, le autorità poi pubblicano gli articoli e danno le notizie di quello che succede. E poi una parte profondissima dell'iceberg sono tutte quelle cose che non si vedono, ma che permettono alla punta dell'iceberg di stare fuori, di galleggiare e di essere visibili. Auguri a tutte le donne. Oggi il comune di Caprilione ospita un evento importante che ha organizzato insieme ai sindaci dell'Unione dei Comuni dei Paesi dei Nebrodi, quindi San Salvatore e San Marco d'Alunzia. E quindi con tutte le scuole. Questa manifestazione è stata organizzata in partecipazione con la PIC Project e il commissariato di polizia di Capodorlando, che ringraziamo. Abbiamo voluto dare un significato particolare, ecco perché questo evento è stato organizzato con le scuole. La festa della donna nasce notoriamente nel 1900, come sappiamo, e con una rivendicazione da parte dei movimenti femministi di conquista di alcuni diritti da parte delle donne. Ecco, noi oggi vogliamo ribadire che la festa della donna non è uscire e dire festeggiamo la donna perché regaliamo il mazzo di mimose, ma significa rispetto, significa educazione, significa cultura della solidarietà. Ecco, è questo lo spirito con cui, perché la manifestazione 8 per sempre, perché non è solo oggi la giornata della donna, ma la giornata della donna del rispetto deve essere tutti i giorni. In un momento particolare, laddove i delitti e gli omicidi di femminicidio si moltiplicano, è giusto e bene che alcuni temi vengano posti alla riflessione dei nostri studenti. Come Unione dei Comuni siamo San Salvatore di Fitalia, Caprileone e San Marco d'Alunzio. Abbiamo pensato di organizzare questo incontro con i nostri ragazzi, con i ragazzi delle scuole medie di ogni comune che oggi sono qua per parlare della donna, per parlare della violenza di genere, della disparità di genere. Abbiamo un tavolo importante, abbiamo una scrittrice, Ismaete, abbiamo il commissariato di polizia di Capodorlando, abbiamo la Pink Project, che è un'associazione impegnata sul territorio. Credo che sia molto importante ancora oggi parlare di questi temi e farlo in unione con gli altri comuni. Si può dire tanto, si deve dire tanto, ma sicuramente non si deve dire solo il giorno l'8 marzo, perché la prevenzione nei confronti di una donna deve essere tutti i momenti, tutti i giorni e tutti i secondi. Come vivono i ragazzi non solo alla giornata dell'8 marzo, ma soprattutto i diritti delle donne e questa violenza di cui spesso si parla? Allora, noi con i ragazzi discutiamo molto su questo, e proprio in prossimità sia del 25 novembre della giornata contro la violenza e sia proprio dell'8 marzo, non è che attenzioniamo solamente queste due date, però in queste due date proprio diamo un maggiore input ai ragazzi, e devo dire che i ragazzi rispondono abbastanza bene. Io credo e spero che questo piccolo semino che noi seminiamo oggi, un domani sia una bella pianta, una pianta ben fiorita, che possa abolire, ahimè, io spero con tutto il cuore che si possa abolire veramente questa violenza sulla donna e anche su altri generi, non parliamo solamente di violenza, la violenza proprio in genere. Proprio a proposito dell'8 marzo ho fatto riflettere i ragazzi che non è proprio una festa, cioè la festa noi parliamo di qualcosa di gioia, di felicità, però oggi deve essere un giorno di ricordo, di riflessione maggiore rispetto agli altri, e che non deve essere solamente l'8 marzo, ma deve essere una riflessione a 360 gradi per 365 giorni. Negli ultimi anni il tema della violenza sulle donne è diventato sempre di più un dibattito pubblico. Nei miei scritti ho più volte affrontato questo argomento, soprattutto durante gli anni della dittatura in Albania. Tuttavia, trasferendomi in Italia, ero accarezzata dall'idea di vivere in una società più equa e solidale. Invece, guardando i dati odierni, purtroppo credo che ci sia ancora molto da fare. Un paese, l'Italia,
in cui ogni 72 ore viene uccisa una donna da un uomo che avrebbe dovuto amarla, un paese, l'Italia, in cui il delitto d'onore è stato abolito nel 1981, ed è in questo amaro parallelismo tra il mio paese d'origine, Albania, e l'Italia, che la mia passione di scrivere e raccontare un'epoca si aumenta sempre di più, con la speranza di riuscire, tramite le voci di donne oppresse e sfruttate, di costruire un mondo più equo e solidale.